Approvata la legge sui parchi. Sostegno a imprese colpite da calamità. Insediata la Commissione Legalità. Nella seduta del 28 luglio il Consiglio regionale ha approvato la legge sui parchi e le aree protette. Inoltre ha modificato la norma sul trasporto con autobus, prevedendo che anche le imprese con autorizzazione di un'altra regione o Stato dell'Unione Europea, ma con attività in Piemonte, rispettino il divieto di utilizzo di veicoli con più di 15 anni e 1 milione di chilometri percorsi. In chiusura di seduta l'Assemblea ha approvato 3 documenti, rispettivamente per applicare in Piemonte il testo unico sull'edilizia, sostenere il corpo volontario dei vigili del fuoco e monitorare il rispetto della parità di genere negli enti locali e negli organi di controllo. In copertina! Dopo 3 sedute di aula, il Consiglio regionale ha approvato il 28 luglio il provvedimento di riordino delle aree protette. La legge rivede la governance del comparto, diminuisce gli enti di gestione che passano da 14 a 12, istituisce nel Cuneese il nuovo Parco del Monviso e la riserva della Grotta di Rio Martino, attribuisce le competenze sui Sacri Monti all'Assessorato alla Cultura, promuove e valorizza la vocazione turistica delle aree protette. La seconda commissione opere pubbliche, riunita in sede legislativa, ha approvato la legge presentata dal gruppo di Forza Italia per sostenere le imprese danneggiate da calamità naturali. Il provvedimento propone l'istituzione di un fondo regionale presso Finpiemonte, cui le aziende possono accedere per ripristinare i danni causati da eventi meteorologici e riprendere l'attività. Con l'elezione a presidente di Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle, e a vice di Domenico Rossi, Partito Democratico, e Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle, si è insediata a Palazzo Lascaris la Commissione Speciale di Indagine per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi, istituita il 26 maggio. Tra i suoi compiti, il monitoraggio e la vigilanza su corruzione e infiltrazioni mafiose, interventi per il contrasto del fenomeno criminoso e promozione della cultura della legalità.